Incontriamo Paola, responsabile di Miniature Steel, che oggi ci presenta l'artista, possiamo dire, principale di questa 29esima edizione che sta per inaugurarsi, Shoplifter. Viene direttamente dall'Islanda. Welcome in Como. Okay. Alle spalle c'è questa bellissima opera. Che, come si intitola prima di tutto? The title of the installation is Fathoms, and it refers to many things. First of all, refers to the measurement that fishermen used to use, to measure the length of rope they would drop in the sea to try to find out how long it is. Rapidamente spiego che Fathoms è una misura è un sistema metrico di misurazione che va da palmo a palmo, quindi in questo spazio interno, che serviva ai pescatori dei mari del nord per contare la profondità delle acque. Fathoms nella loro lingua anche significa abbracciare, quindi questa installazione è anche un invito all'abbraccio, può essere circondata, abbracciata e coccolata. Senti, una curiosità che mi viene sempre quando vedo queste opere di fiber art, e la chiediamo anche a Shoplifter, se ha cominciato proprio direttamente con questo tipo di arte oppure se è passata attraverso altre forme artistiche prima di arrivarci. Yes, I studied in Iceland for my Bachelor of Fine Arts and I was in the painting department. Lei ha studiato pittura in Islanda. Sì. But then I went to study for my master's in New York and I always felt very strongly that the two dimensional was not enough for me. Ha sempre percepito che la bidimensionalità non era sufficiente per lei, quindi nel suo master a New York ha scoperto anche la terza dimensione. So I consider this to be floating three-dimensional painting. Lei considera le sue installazioni come delle pitture tridimensionali sospese nello spazio. E ti dirò di più, anche hanno un buonissimo profumo. Smells like good. Yeah. Non tutte le arti riescono a essere così comunicative anche come dal punto di vista olfattivo, insomma, no? Pop-up, che cosa ti ispira pop-up? What does pop-up mean to you? Pop-up means, something that is like intermittent. Pop in. Yes. Per lei pop-up è un qualcosa di intermittente, non è un flusso continuo. Lei si definisce un'artista di pop art e le piace molto che queste opere siano all'interno di questa chiesa, così nel centro della città, dove la gente possa anche solo entrare per dare un occhio e interrompere il flusso di quello che stavano facendo. Quindi è un'esperienza che emerge da una porta di una chiesa sconsacrata nel centro della città di Como. Certo, come dire che si apre una finestra, un pop-up, e noi entriamo in questa grotta morbida con delle stalattiti fatte di capelli. Yes. A window on the screen. Yes, I really love the fact that it reaches popular culture. It reaches the population. Anche importante essere in questo spazio che rompe un po' i sistemi, insomma, una chiesa deconsacrata non è una galleria, un museo, uno spazio d'arte, per cui lei vede che proprio l'arte deve diventare contaminazione nella vita di tutti i giorni quindi è molto contenta di essere qui ospite in uno spazio che lei definisce così glorioso e che è proprio nel flusso, nel percorso di tutti i cittadini. Benissimo, questo è also like a place, of church is always a place of meditation, of humanity and love. E poi le chiese sono sempre una sede di incontro, di amore, dove le persone possono raccogliersi e quindi è una buona sede, è un
È un buon simbolo anche di condivisione, collaborazione e coesistenza. E allora facciamo così, magari ci lasci queste bellissime opere installate, così anche quando finirà Mini Art Textile veniamo qua e ci raccogliamo un pochettino in questa dimensione onirica in mezzo a queste cose bellissime. Grazie mille di essere qui a Como. Grazie mille, Shoplister. Questa installazione sarà visibile fino al 17 di novembre. Grazie mille. Grazie, thank you so much.